Massimo, come c'è il cameraman, eh? Si respira. Ma anche qua, perché? Aspetta, viene pure Andrea a me. Sono Francesca Romana di Brindisi, mi occupo di promozione della lettura. Quel che riporta la tematica principale della serata odierna è appunto il tema della bellezza nell'arte in generale, intesa come forza creatrice. Un tema più volte ricorrente nella storia, sin dall'antico Egitto, per esempio, in cui si adoperavano unguenti e cosmetici per il mantenimento del corpo nella mummificazione, come anche nelle decorazioni tombali della regina Nefertari, con la ricchezza delle vesti e le acconciature con richiamo all'epoca in cui è vissuta. Così anche nell'antica Grecia, con Fidia o Mirone, nel cui discopolo si assommava l'equilibrio della figura fisica con le qualità umane. Nel Medioevo e nel Rinascimento, con l'esaltazione della bellezza classica, andiamo in termini di prosperità, grazia e eleganza, quindi l'epoca in cui si seguivano persino diete ingrassanti, pensiamo un po', per restare al passo coi tempi. Percorrendo anche il Settecento si osservano delle figure femminili che rispecchiano la cosiddetta femme fatale, che è la dominatrice lussuriosa. Clint esalta la bellezza ammaliatrice della donna, come non ricordare anche la ricerca del bello ideale del Canova, in cui non compare nulla di eccessivo o di eccessivamente grezzo. Fino ad arrivare al Novecento con Picasso, il cubismo, la sua Les Mademoiselles di Avignon, che non esprime i canoni classici di bellezza espressi fino a poco prima. Gauguin nella cultura etnica. E giungiamo all'epoca contemporanea, che questo penso ci interessi maggiormente, con l'avvento dei nuovi media si affaccia una grande contaminazione, per cui che significa che tutto quasi potrebbe essere un prodotto artistico potenzialmente. Quello che vediamo sui social, dei corpi a volte anche maltrattati, esasperati, talvolta distrutti, quindi innaturali. Osservando l'evoluzione della bellezza nei canoni attivi e tempi vissuti, nella continua ricerca della perfezione, si può dire bene che bellezza e arte non coincidono a livello concettuale, anche se l'escurso storico che seguono è parallelo e quindi si contaminano e si influenzano a vicenda. Il bello è ciò che ci circonda e che abita gli occhi di chi lo contempla.
E arriviamo alla filosofia estetica, no? Con Hume come la regola del gusto e più in generale ciò che dona il piacere in tutti i sensi, come la poesia, il teatro e l'architettura. Nel 2019 sono nati anche dei festival dedicati alla bellezza che vogliono intrecciare le diverse arti umane, come lo stesso spettacolo e la poesia. In natura invece la bellezza riguarda paesaggi mozzafiato, fenomeni naturali nelle diversità delle diverse forme di vita. È ciò che natura si mostra e ciò che realmente appare. Quindi naturale e naturalmente suggestivo. Ciò che pervade anche l'anima, come abbiamo accennato anche per esempio al sentimento, come diceva Kant. L'attuale questione è quella di chiedersi cos'è il bello nell'epoca in cui stiamo vivendo. Sembra che coincida la bellezza puramente con l'esteriorità, sovente associata al concetto di gioventù. Quindi denaro, prestigio, popolarità vanno di pari passo con lo specchio dei tempi e rientrano nella patina della bellezza attuale. Il decadimento odierno dal punto di vista culturale tende a incanalarci in una difficoltà reale della tenuta del bello, che è sicuramente una conseguenza di studio e di ricerca, già che siamo interessati anche a livello intellettuale, cioè la capacità dell'essere umano, quindi condurci all'attrazione verso la bellezza, quelle doti interiori che allontanano dalla massificazione dei tempi nostri. Fatti che si riscontrano, immagino, negli artisti che espongono in questa sede tramite il loro continuo impegno alla ricerca della diffusione della cultura, della letteratura e della ricerca della bellezza. Quindi godiamone i frutti del vostro lavoro. Grazie. Grazie Francesca per gli assaggi, molto belli e per i